Italia, Ogoni, Messi, Tarelli, Lampis, Vinci, Anca, Fina Alessandro, Pistis, Sanna Marta, Stefano Marcello, Soliga, Suheri, Pedro Roberta. Verificato il numero legale, abbiamo chiesto ai lavori col primo punto all'ordine del giorno, che è la convalida dell'elezione del sindaco, dei consiglieri comunali, dell'elezione delle condizioni degli eletti. Allora, premesso che in data 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni popolari per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, in base al disposto dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualunque progetto, il consiglio comunale deve esaminare le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità dei suoi componenti. Visto il decreto legislativo 267, articoli 58, 60 e 61, nonché l'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012, in cui sono dettate le norme relative all'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, visto l'articolo 63 del decreto legislativo 267 e del decreto legislativo 39/2013, che normano sulle condizioni di incompatibilità, visto il verbale delle operazioni della durata del presidente di sezione, dal quale risulta la proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco Giuseppe De Falchi, alla carica di consigliere comunale i seguenti 16 candidati, tenuto conto secondo della disposizione secondo la quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere. Lista numero 3, centrosinistra Berlusconi, collegata al candidato eletto Lampis Giovanni Antonio, cifra individuale 3.607, Ligi Alberto 3.606, Superi Francesca 3.588, Serro Marcello 3.497, Manca Muglia 3.490, Ucchetto Roberta 3.487, Sanna Marta 3.474, Attei Stefania 3.468, Desir Rossella 3.438, Azzoli Guido 3.423, Soria Federico 3.400. Lista numero 2, in pari, ricominciamo dal giusto. Maria Federica, cifra individuale 1.854, Guidarelli Cinzia 2.242, Rogoni Simona 2.176, Pistis Marcello 2.126. Lista numero 1, Guspini, Pinna Alessandro, con cifra individuale 435. Atteso che i 16 consiglieri al momento in carica ed il sindaco sono stati invitati a presentare una dichiarazione circa il possesso dei requisiti per la nomina consigliere e l'inesistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e di altre cause passive di cui è testo unico 267, l'articolo 10 del decreto legislativo 235 e al decreto legislativo 39. Preso atto dalle dichiarazioni prese dai meriti consiglieri comunali da Sindaco relative al possesso dei requisiti di candidabilità, leggibilità, compatibilità e competitività alla carica di consigliere comunale e che è stato espresso un parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio di segreteria, se non ci sono interventi, questioni da sollevare, pongo in votazione la delibera di convalida dell'elezione diretta del sindaco e dei sindacati consigli comunali, che hanno tutti i requisiti di candidabilità e di eleggibilità stabiliti dalle leggi e per i quali non esistono condizioni di
D'accordo, alziamo. Poniamo in votazione anche la immediata esecutività della delibera. Ripetiamo la votazione, d'accordo? Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana.